Stamattina mi sono svegliato con il pallino della storia, allora ho preso un po' di fragranze che sono delle pietre miliari del mondo del profumo e ho deciso di raccontarvi qualcosa. Prendetevi un caffè se non siete molto svegli perché vi darò qualche informazione. Infatti, non tutti sanno che alcune fragranze che si trovano magari anche in profumerie commerciali, facenti parte di alcuni marchi prevalentemente di moda, possono essere delle fragranze che hanno fatto sì che il profumo arrivasse al suo sviluppo attuale, oppure solamente fragranze che hanno una storia molto interessante da raccontare. Partiamo da una base, cioè sapete che tutti i profumi del mondo sono suddivisi in sette famiglie olfattive. Tre di queste sette famiglie olfattive sono legate a una fragranza. Parliamo dei profumi ambrati orientali, parliamo dei fougère e degli chypre. Sono legati rispettivamente a fougère royale e a chypre di Coty. Parliamo di 1886 per fougère royale, eccolo qua, e 1917 per chypre di Coty. Il primo invece orientale che ha connotato da quel momento in poi la famiglia olfattiva degli ambrati è stato Shalimar. Eccolo qua, di Guerlain. Quindi questi tre profumi, non mi comparo una terza mano con chypre di Coty perché non è più attualmente disponibile, ma questi tre profumi hanno avuto talmente tanto successo da far sì che poi si creasse attorno a questi profumi una tendenza molto corposa, per cui i nasi profumieri dell'epoca, 1886-1925, iniziarono a creare fragranze su fragranze, spaccando queste fragranze in parti, questi profumi, diciamo, le loro sfaccettature, spingendo su ognuna di esse oppure alterando le composizioni, quindi per non copiare, diciamo, magari non tutti, ma per reinventare la famiglia olfattiva. Quindi questi sono pezzi, diciamo, da museo, nel senso che non proprio questi in particolare, che tra l'altro sono attualmente in vendita, ma senza questi non avremmo, adesso una percentuale spannometrica potrebbe essere, diciamo, un 40% dei profumi che abbiamo adesso. Pensate che cosa particolare. E in particolare, senza questo che vedete, Fougère Royale, non avremmo neanche le note olfattive sintetiche, cioè le componenti sintetiche olfattive, perché in questo profumo è contenuta la cumarina. Cumarina, prima componente sintetica, è un estratto dalla fava tonka, e la cumarina ha fatto sì che si desse quel sentore un po' mandorlato alle fragranze, quindi abbastanza maschile, che richiamava quasi all'odore un po' legnoso, un po' boschivo. Infatti le fragranze fougère vuol dire felce in francese, la felce non esiste come odore, ma vuole solo portare proprio alla fragranza boschiva, che sapeva proprio quasi di erba fresca appena tagliata, in una chiave aromatica per quanto riguarda Fougère Royale. Una fragranza incredibile, ve lo dico, sicuramente da provare almeno una volta, un po' difficilotta da portare magari in questo periodo, però sa molto di gentleman, passatemi il termine. Per quanto riguarda invece Shalimar, ne abbiamo magari già parlato, sì, forse ho fatto anche un video che vi rilinco, e però Shalimar è, come dire, stato lanciato da Guerlain involontariamente, regalando la sua moglie sulla nave da crociera diretta a New York dall'Europa. Tutti sono impazziti per questo profumo e quindi ha avuto un boom incredibile. Ma comunque è una fragranza dalle note olfattive molto 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 ricche, quindi decisamente più femminile, anche se attualmente, vi dico la verità, mi capita sempre più di vedere anche uomini che utilizzano questo profumo. Passando poi invece a Chypre di Coty, non ce l'ho qua da farvi vedere, ma Chypre di Coty nel 1917 aveva creato la famiglia olfattiva Chypre, involontariamente Chypre, l'isola di Cipro, meta dei nobili dell'epoca, nobili francesi, per le vacanze estive. Quindi si voleva un po' ricreare Coty, voleva un po' ricreare quelle che erano i sentori di quest'isola e poterli quindi far indossare.
se siete in ascolto voi di Coty, al posto che dedicarvi alle fragranze di tutte le star, Justin Bieber, dei cantanti, Nicki Minaj, chi per loro, riesumate la fragranza Shipra, che ha aperto appunto questa famiglia olfattiva dalle note fiorite prevalentemente, con un sottofondo legnoso che desse molto molto corpo, una fragranza molto elegante e molto ricca. Hi guys, this morning I woke up with the idea of telling you something about the story of milestones of the story of perfumery. In fact, there are a lot of perfumes that maybe you can have approached into perfumeries on the same shelves of other perfumes without, I don't know, arrows or dates under, or something that tells you that are really milestones of perfumery. So maybe I want to point on some of them. In this way you can show off, of course, that you know maybe something more about perfumes that maybe somebody on your family, in your family, can have used. Shalimar of Guerlain and Fougère Royale of Ubican. These are two out of three milestones, because the third is Chypre de Coty, is not on market anymore, so I cannot show you the bottle. But let's start with the old one. The oldest one is the Fougère Royale. We are talking about 18 and 86. This fragrance is a milestone because it opens the olfactive family of the woody and green notes together as an architecture. You have inside also oak moss, you have lavender in this architecture, so it's very intriguing, mainly for men. Paul Parquet, that was the creator of Fougère Royale for Ubigan, had the merit to put the first synthetic component into a fragrance. It never happened before. And that component was the coumarin, that was the extract of tonka bean. And the coumarin gives the hint of a woody and sweet hint that in this fragrance is something that had more the idea of the wood, but the wood, I mean the place, the forest. And in this wood you find this fresh cut herb with the oak moss and an aromatic side, which makes this fragrance very delicate and very for gentlemen. This fragrance had such a huge success that we have other fragrances that come after. One, for example, is Jiki of Guerlain, and Jiki had the merit to put coumarin and vanillin, and so to became the first unisex fougère perfume. Shalimar had the merit to be the first ambery to open the oriental family. In fact, in 1925, Shalimar was a gift that Monsieur Guerlain was giving to his wife, and while they were in a cruise in the Pacific, and that perfume was so astonishing for all the other person on that boat that it started all of a sudden the success of this fragrance. And how happened that a family starts? An olfactive family starts because by the fragrance, the first fragrance of the family, people, the perfumers, start destroying the architecture by pushing on every part of the architecture, in this case of Shalimar. In this way you have new perfumes that start from the same family. The other way to have an olfactive family is, of course, to have dominant note. If you have floral or queer or hesperidate,
And the last one is, I have a good memory, of course. The last one is, consider that I tell to customers every day this thing, but you can also forget about this. I don't know, maybe because it's Sunday. The last one is Boisé, so Woody family.